Ciao a tutti, sono Diodato e sono molto contento di essere qui con voi. Oggi è una giornata importante, anche se poi questa settimana europea, quest'anno ovviamente non ha i toni della festa, visto il periodo che stiamo passando, ma credo sia anche giusto in qualche modo celebrare la nostra vicinanza. E a tal proposito volevo ringraziare il popolo albanese da parte di un italiano per il gesto di solidarietà, di fratellanza che ha avuto nei nostri confronti in un periodo così difficile. E che dire, semplicemente grazie. Speriamo sia presto possibile stare insieme. Io oggi vorrei suonare un brano. Anzi, più di uno, qualche brano. Però vorrei partire con un brano che si chiama Che vita meravigliosa. E auguro a tutti voi che la vita possa tornare ad essere presto meravigliosa. Sai, questa vita mi confonde. Con i suoi baci e le sue onde sbatte forte su di me. Vita che ogni giorno mi divori, mi seduci e mi abbandoni nelle stanze di un hotel. Tra le cose non fatte per poi non doversi pentire, le promesse lasciate sfuggire soltanto a metà. Mentre pensi che questo non vivere sia già morire, chiudi gli occhi lasciando un sospiro la notte che va. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Sì, avrei potuto andare altrove, non dar fuoco a ogni emozione, affezionarmi ad un cliché. Ma se la vita che ora ho scelto, e di questo non mi pento, neanche quando si alza il vento, e mi perdo nel vortice di ogni tua folle passione, tra i profumi dei fiori che posi qui dentro di me. Mi fai bere i tuoi baci affinché io poi possa arrivare dentro l'ultima notte d'estate ubriaco ad urlare. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. E non vorrei mai lasciarti finire. No, non vorrei mai lasciarti finire. Ah, che vita meravigliosa. Ah, che vita meravigliosa. Ah, che vita meravigliosa. Ah, che vita meravigliosa, questa vita dolorosa, seducente e miracolosa. Vita che mi spingi in mezzo al mare, mi fai piangere e ballare come un pazzo insieme a te. Questa era Che vita meravigliosa. Che fa parte di un album che è uscito poco tempo fa, subito dopo il Festival di Sanremo, festival a cui ho partecipato quest'anno e che ho avuto poi il piacere di vincere con un brano che si chiama Fai rumore. Ed è un brano che in questi mesi ha
poi preso probabilmente un significato anche più profondo di quello da cui era partito. Io parto sempre poi da una mia intimità, da una mia visione del mondo, di ciò che mi circonda. E questo era un brano che raccontava una cosa molto personale. E l'esigenza, l'invito a far rumore, a manifestare la propria umanità per abbattere i muri dell'incomunicabilità, quei muri che appunto non ci permettono di far sentire la nostra vicinanza. E la cosa che è accaduta poi in questi mesi è che molti hanno scelto questa canzone per manifestare la propria umanità nel silenzio incredibile che si era creato intorno alle nostre vite. Niente, volevo dedicare il rumore di questa canzone a tutti noi, che abbiamo bisogno e che abbiamo sentito il bisogno di far sentire la nostra umanità. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale, e se ti penso tu sei un'anima, ma forse questo temporale che mi porta da te. E lo so, non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore? Sopportare questo silenzio innaturale tra me e te, e me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. Che fai rumore? Non so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore, sì, che non lo posso sopportare questo silenzio innaturale tra me e te. Bene, questa era Fai Rumore. Vorrei fare giusto un accenno di questo brano che non suono da un po', e volevo farlo qui oggi per voi.
Ci sono cose che succedono un giorno all'improvviso, che sembra quasi fosse tutto scritto, già deciso. E tutto ciò che hai dato per scontato sembra svanire in un istante, cancellato. Tutte le cose che per scelta hai trascurato, ogni parola che non hai ascoltato, quello che avevi chiuso in uno scantinato, adesso torna a dirti quanto sei sbagliato. E chiedo scusa se non ho vissuto come gli altri mi dicevano, se tutto quello che ho desiderato era più grande di me. E ora che sono qui mi manca il fiato, vorrei davvero essere semplice, ma so che è stupido considerato che non fa parte di me. Vi vorrei salutare con un brano che è stato anch'esso al Festival di Sanremo qualche anno fa, nel 2018, ed è una canzone che si chiama Adesso, e che era proprio un invito a vivere la vita giorno dopo giorno. Credo che poi ciò che è accaduto a tutti in questo periodo dimostri ancora di più quanto sia importante, no? Godersi fino in fondo anche le cose più semplici, che sono le cose che poi ci sono mancate tanto in questo periodo. E vi saluto con questa canzone e grazie ancora per l'invito. È stato davvero un piacere passare questa parte di questa giornata insieme. Ci vediamo presto. Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva, senza inseguire una vita intera, l'ombra codarda di un'alternativa. Dici che avremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio, capire che adesso è tutto ciò che avremo, capire che adesso è tutto ciò che avremo, capire che adesso è tutto ciò che avremo. E dici che riusciremo a sentire e prenderci in gola quando sei parte della storia, fino a riuscire ad averne memoria. E dici che avremo prima o poi il coraggio di vivere tutto per davvero, senza rincorrere un altro miraggio, capire che adesso è tutto ciò che avremo, capire che adesso è tutto ciò che avremo, capire che adesso è tutto ciò che avremo, capire che adesso è tutto ciò che avremo. E tu che nome dai al tuo coraggio a non voler ammettere che, a non volere capire che adesso è tutto ciò che avremo, adesso.
che avremo, adesso è tutto ciò che avremo. Dici che torneremo a guardare il cielo. Ciao a tutti, a presto. Mimbroma, we have reached the final stage of Europe Week 2020 and we couldn't dream to end our week in a better way. Allow me to switch to my native language to introduce the artist of tonight. Questa sera avremo l'onore di avere con noi Albano Carrisi. Molti di voi lo conoscono. È un uomo che è stato in Albania sin dal 1989, quando ha cantato la canzone Libertà, insieme a tutti gli albanesi. I suoi contatti con il paese sono stati costanti fino al punto in cui nel 2016 ha ricevuto la cittadinanza albanese. Albano Carrisi è un grande artista conosciuto in tutto il mondo, ma è soprattutto un grande uomo che fa il suo lavoro con passione, impegno e disciplina. È quindi un onore per noi poterlo presentare questa sera per la chiusura di questa settimana così successful. So I switch back to English and I thank you all for having followed so many of you this Europe Week 2020. Shum falemenderit. Thank you very much, grazie mille, for having followed Europe Week 2020. A tutto il popolo albanese, io da pugliese, mando un abbraccio. Pugliese, ormai anche albanese, perché mi hanno dato il passaporto, sono un cittadino albanese a tutti gli effetti. Che dire? Molti incontri ho avuto in Albania in tutti questi anni. La prima volta che sono stato in Albania è stata nel 1985 e portai mio padre ed è stato un incontro interessante perché hanno svegliato in me delle emozioni uniche, irripetibili, perché mio padre mi aveva sempre parlato dell'Albania in maniera straordinaria, nonostante fosse nato la Seconda Guerra Mondiale, ma mi ha sempre parlato della positività del popolo albanese. E quando mi chiese, era il 1985, io prima di morire voglio andare in Albania, mi sono dato da fare, siamo andati e per me è stata una scoperta molto interessante, perché poi mi raccontava, o meglio mi faceva vedere, tutte quelle zone che mi aveva raccontato durante la mia infanzia. Mi parlava sempre dell'Albania, sempre della guerra che aveva dovuto subire e soprattutto mi diceva: io non ho ucciso mai nessuno. Quando qualcuno diceva spara, io sparavo in alto. Forse qualche uccello sarà caduto, ma non ho mai ammazzato nessuno. E questa è stata una lezione indimenticabile per me, straordinaria, umana. Quindi poi ricordo il concerto che ho fatto in Albania, il primo concerto di un cantante occidentale nel paese ancora comunista, ormai alla fine della dominazione comunista. Poi ricordo quindi quello concerto del 20 settembre 1989 nella città di Tirana, chi se lo dimentica, e tante altre occasioni, tantissime occasioni. Che dire, il mio cuore è anche nel vostro paese e non vedo l'ora sempre di ritornarci, anche solo per respirare quell'atmosfera che è veramente unica. Ricordo che ho fatto in macchina la prima volta da Saranda fino a Tirana, in macchina, beh, ho visto delle cose semplicemente indimenticabili, belle, dove l'ecologia dominava l'atmosfera. Quella sana ecologia, come è giusto che sia.
Bene, poi altri concerti, altri incontri con il presidente Meda, con il presidente Bamir Topi, ogni volta un carico di emozioni indescrivibili. Ricordo anche il momento in cui l'Albania ha subito, come tante volte anche qui in Italia, il terremoto del 26 novembre dell'anno scorso. Io ho messo subito a disposizione. C'è qualcuno che mi chiama, forse per avvertirmi che il telefono. Quindi, per avvertirmi, guarda che devi fare un'intervista per il popolo albanese, la sto facendo. E quindi, dopo questa interruzione, volevo dire: il 26 novembre dell'anno scorso c'è stato questo terribile terremoto. Per fortuna non ha fatto molti danni, per fortuna, ma io ho messo a disposizione tutto la mia voglia di fare, perché è giusto, perché è normale, perché è umano fare quello che uno deve saper fare. Non perdere mai, mai, mai nel corso della vita il senso dell'umanità. Adesso stiamo attraversando questo periodo di grande tempesta umana. Dettata questa tempesta da un nemico invisibile e drammaticamente attivo. Quanta gente muore quando viene intaccata e quanta anche si salva. In Italia ho visto che c'è stato proprio una troupe di medici albanesi, di infermieri albanesi che sono venuti a porgere la loro opera, la loro umanità e la loro professionalità per aiutare un popolo fratello, perché siamo fratelli. Ci divide solo un pezzettino di mare. Io non vedo l'ora di poter essere presente ancora una volta in Albania, magari ancora con un concerto, perché quella è la mia professione, e ripercorrere le tappe artistiche, musicali e lasciare un segno e soprattutto riscaldare i ricordi proponendo anche cose dell'attualità. Da parte mia un grande abbraccio a tutto il popolo albanese, con la speranza di incontrarci al più presto. Ciao a tutti, Albano.